Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere come scegliere i carichi. Una domanda che mi è stata fatta molto molto spesso e che mette in crisi molte persone, soprattutto ho fatto un video su YouTube recentemente in cui ho spiegato come impostare il ritorno in palestra e l'aspetto era proprio, ok, però come scelgo i carichi, come scelgo il mio 8RM, come so che quello è il carico che mi porta il cedimento sulle 8, oppure facendo 8 ripetizioni e volendo farle al cedimento, come so che è proprio quello il carico esatto? Quindi è un tema in realtà abbastanza semplice, molto più semplice di quanto si creda, e soprattutto se ci si porta al cedimento, se si lavora veramente al limite ad ogni allenamento. Però cerchiamo di capire quali sono delle strategie per poter capire il carico. La prima in assoluto è il ramping. Ho parlato spesso del ramping, è una strategia di avvicinamento, quindi uno schema di avvicinamento che prevede di fare un certo numero di ripetizioni, 8, 10, 12 che siano, iniziando con un carico basso e aumentandolo gradualmente. Quindi per esempio io lavoro sulle 8, benissimo, faccio 8 ripetizioni con un carico, aumento, faccio un'altra serie da 8 con un carico maggiore, aumento, faccio un'altra serie da 8, aumento, faccio un'altra serie da 8 e continuo finché non raggiungo un carico che mi impedisca di chiudere le 8, oppure in cui l'ottava è veramente veramente l'ultima, non avrei una nona ripetizione. È uno schema in cui logicamente le prime serie che andrò a fare sono serie di warm up in cui recupero anche poco, mentre le serie che iniziano a diventare pesanti iniziano a diventare allenanti. Normalmente le ultime due, massimo le ultime tre, rappresentano uno stimolo allenante nel caso di ramping, ed è uno schema, come abbiamo detto più volte, di accumulo di fatica, nel senso che comunque facendo sempre un certo numero di ripetizioni comunque elevato, perché 8, 10, 12 ripetizioni che siano è elevato in fase di warm up, accumulerò fatica, quindi quando raggiungerò il cedimento avrò comunque una certa fatica accumulata dietro, quindi non sarà un 8RM preciso, però comunque avrò un'indicazione del carico da scegliere. Ed è un sistema molto molto semplice, perché se ci pensate semplicemente devo continuare a fare serie da 8 finché a un certo punto l'ottava non esce più, quindi molto molto semplice, vado per l'ottava, non esce, fatto, ho trovato il mio carico. Il ramping logicamente è molto semplice per il neofita, perché ho parlato spesso di come impostare una programmazione per un neofita qua su YouTube eccetera, e nel neofita il lavoro in ramping è molto proficuo, perché insegna all'atleta da una parte diversi gradi di cedimento a trovare il suo carico, forza l'atleta a trovare proprio il carico, perché magari un neofita sente un carico meno pesante, fa 8 ripetizioni, si ferma e magari sarebbe stato un 12, 15, 20 RM, troppi ne ho visti, e d'altra parte gli impone anche un certo tipo di warm up, cioè perdere un po' di tempo warm up, magari il neofita un po' più superficiale su questo sentendosi invincibile. Per cui questo è un ottimo schema, però non è uno schema che andrebbe utilizzato sempre, perché soprattutto man mano che diventiamo più intermedi e avanzati, ecco, il ramping va un po' messo da parte e circoscritto soltanto alle fasi in cui effettivamente ricerchiamo un certo accumulo di fatica. E normalmente la strategia di warm up che consiglio è quello di lavorare su ripetizioni un po' più basse, quindi 4, 5, in alcuni casi anche 3 o singole o doppie, e fare poi la serie effettivamente allenata. E qua effettivamente trovare il carico è un po' un dramma. Faccio un esempio, vado sulla mia pressa, inizio a caricare, faccio una pizza per parte, ne faccio 8, faccio 2 pizze per parte, ne faccio 8 di nuovo, ne faccio 3 pizze per parte, 6, 4 pizze per parte, ne faccio altre 6, 5 pizze per parte, eccetera, eccetera. Arriverà a un certo punto un carico pesante, comunque lo sento pesante, e scatta il dubbio, oddio, devo fare una serie sulle 8. È questo il mio 8RM? Oppure un carico un po' più basso, un po' più alto? Non lo so, perché sto lavorando magari sulle doppie, sulle singole, non ne sono sicuro, la sento molto pesante, quindi non lo so. Peraltro sto recuperando relativamente poco, perché comunque tra le serie mi sto prendendo un minuto e mezzo di recupero in fase di warm up, ma di massimo 2 minuti, però quando vado a fare l'allenante mi prendo un po' più di tempo, quindi sarò un po' più fresco e magari la percezione che ho adesso del carico sarà totalmente diversa, sarà molto più leggero. Questa è una cosa che avviene sempre, quindi come faccio a esserne sicuro? È complessa in questo caso la situazione, è complessa ma molto semplice. Allora, un primo modo per esserne sicuri, tra virgolette, è quello di semplicemente la prima settimana del mio ciclo utilizzare il ramping. Quindi la prima settimana utilizzo il ramping, mi segno tutti quanti i carichi, quindi so a che carico devo arrivare, vado un po' più alto, perché di nuovo il ramping non sarà un 8, 10, 12 RM reale che sia, ma ci sarà un po' di fatica accumulata che in fase di warm up non ho. Quindi questa è la prima soluzione: prima settimana fatevi il ramping, segnatevi i carichi e poi andate direttamente con un warm up un po' più efficace. In seconda battuta, un'altra soluzione è quella del
avere un range, che è quello che consiglio sempre, cioè io non voglio lavorare sull'8 RM, lavoro sull'8-10, quindi possono uscirmi 8, 9 o 10 ripetizioni, anche perché lo stimolo più o meno sempre quello è, non c'è tanta differenza. Tra un 8 e un 12 RM c'è già un po' più di differenza. In genere i range per quanto riguarda le serie vengono fatti su 2-3 ripetizioni, quindi 8-9-10, 10-11-12, 12-13-14-15, quindi 12-15 RM, man mano che salgo il ventaglio si apre, quindi un 15-20 RM, eccetera eccetera. Per cui anche là non mi interessa sapere che becco esattamente un 8 RM, più o meno sto su un 8-10 RM e ho già un filo di margine in più, sicuramente questa è una cosa che mi aiuta, però la certezza non l'abbiamo comunque, e questa è un po' la complessità della materia, che non avete mai la certezza assoluta, perché dipende anche come state, dipende quanto avete riposato, dipende quanto riposate prima della serie, quindi effettivamente andate là, dipende molto dalla testa, da quanto ci andate convinti, eccetera eccetera. Però perché dico che è un problema semplice? Perché alla fine chi se ne frega? Non ve ne deve fregare assolutamente niente, nel senso che se immaginate che fate una pressa, sentite un 8 RM e vi escono, non so, 15 ripetizioni, sapete quante volte mi è successo a me che dico, porca vacca, è veramente pesante, mi riposo, questo è un 6-8 RM circa, poi ci vado sotto e mi escono magari 15-18 ripetizioni, mi è successo anche abbastanza di recente quando ho ricominciato ad allenarmi. E sulla pressa mi sono uscite 18 ripetizioni, ero convinto che fosse un 8 RM. E per cui alla fine qual è il risultato? Non mi interessa, ok, buono, mi segno con questo carico ne ho fatte 18, oppure anche al contrario, 8 ripetizioni, perfetto, ce le ho, vado e ne faccio 3, ok, non è un problema, mi segno che ho fatto tot ripetizioni e magari devo fare un loading set e un back off, perfetto, la seconda serie carico un po' di più, perché certo dovendo fare 8 ripetizioni me ne sono uscite 18, ma nella seconda carico un po' di più e cerco di avvicinarmi a questo 8 RM, però anche se non ho una seconda serie non mi interessa, ok, me lo segno, la prossima volta caricherò veramente di più per avvicinarmi a questo 8 RM, oppure caricherò di meno viceversa se mi sono uscite soltanto 3 ripetizioni. Ma perché non mi interessa? Perché non ho assolutamente sprecato una serie o sbagliato o devo rifare, no, ok, la serie è andata così, ho raggiunto il cedimento, sono arrivato al mio limite, porca vacca, ok, sono arrivato al mio limite, quindi ho dato comunque uno stimolo concreto da un punto di vista ipertrofico, e questo è quello che realmente mi interessa, non è esattamente lo stimolo che volevo dare magari, però uno stimolo l'ho dato, sono arrivato al limite. Per questo vi dico che una volta che voi arrivate al limite non vi deve interessare tanto se una volta sbagliate il carico, poi nel tempo, pian piano, settimana dopo settimana, segnandovi i vostri carichi, saprete esattamente a cosa corrisponde. Ora, logicamente, cambiando scheda, cambiando l'ordine degli esercizi, quanta fatica avete fatto prima, magari in una preattivazione, oppure mettendo la pressa dall'inizio della sessione alla fine della sessione, non saranno più gli stessi carichi, quindi dovrete un attimo riandarci, ragionarci e dire magari facevo 10 pizze per parte all'inizio sessione, adesso sto alla fine, fammene mettere 9, 9 e mezzo. Però al di là di questo non vi deve interessare granché, perché di nuovo finché vi spingete a cedimento date uno stimolo concreto, efficace, e quello è quello che vi interessa. Ora, ultima cosa da dire è che logicamente nel momento in cui lavorate al cedimento, quindi ovviamente tutte le serie sono portate al limite, sapete anche per ogni macchinario dopo un po' di tempo quali sono i vostri carichi. Certo cambieranno in preparazione, cambieranno in base a molte cose, però meno male li sapete, cioè se vi ritrovate una pressa voi sapete che su quella pressa della vostra palestra più o meno l'8 RM è tot carico. Magari leggete, ok, devo fare delle serie, delle ripetizioni eccentriche, un'eccentrica un po' più lenta, sempre 8 ma con un'eccentrica fammi tenere un po' di meno di carico, però ho un parametro di riferimento, quindi questo è realmente tutto quello che mi interessa. Per cui ragazzi, questo è tutto su come scegliere i carichi, non ne fate un dramma, l'importante è che vi spingete sempre al limite, vi spingete sempre al cedimento e che nel momento in cui settimana dopo settimana vi segnate tutto quanto cercate logicamente di adeguarvi e logicamente di battere costantemente e migliorare la vostra performance. Questo è tutto, qualsiasi domanda qua sotto sarò come sempre ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.